Benvenuti a questa nuova puntata di Piccola Grande Italia, il podcast che racconta il bel paese. Centuripe, il gigante di Sicilia. Gemma celata nel cuore segreto della Sicilia, Centuripe è una bella cittadina della provincia di Enna che si erge su una formazione montuosa affacciata sulla valle del Simeto. La spettacolare vista sull'Etna e sulla piana di Catania le valgono l'appellativo di Balcone di Sicilia. Il sindaco Salvatore Laspina è senza dubbio uno dei protagonisti dello sviluppo della città. Centuripe è una cittadina dell'entroterra siciliana a circa 40 km da Catania, ha in questo momento circa 5.100 abitanti ed è posizionata su una collina di arenaria su un'altura che raggiunge circa 750 metri sul livello del mare. Un luogo dalla posizione straordinaria, unico al mondo. Intanto per poter ammirare Centuripe, secondo me la vista migliore è l'aereo. Quando ci sono i decolli da Catania, abbiamo l'aeroporto proprio vicinissimo a noi, la gente resta impressionata da questa forma unica al mondo che meriterebbe di essere inserita nella lista del patrimonio dell'UNESCO. Una forma casuale, una forma spontanea, non pianificata dagli architetti del Rinascimento. È una forma umana, un grande gigante che sta adagiato su delle colline, che domina questo bellissimo paesaggio. Prima di addentrarci alla scoperta delle ramificazioni della città polilobata, diamo uno sguardo alla storia che l'ha attraversata. Ce la raccontano Giuseppe D'Urso, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci, e il sindaco Laspina. La storia di Centuripe è antica, affonda nella notte dei tempi. Fin dalla preistoria questo territorio era abitato e successivamente gli insediamenti si sono sempre più accresciuti. Incomincia ad evolversi il territorio grazie alla popolazione di Sicula. Alla popolazione sicula succede poi quella greca e infine la popolazione romana. Sotto la dominazione romana Centuripe, diciamo, assurge al massimo splendore. È una delle città più importanti della Sicilia, ha contatti diretti con Roma e questo è testimoniato dal ricco patrimonio artistico, monumentale, che insiste ancora sul territorio. La città con Roma si allea, diventa sostenitrice degli imperatori, soprattutto dell'imperatore Augusto, e nei secoli dell'impero prospera la sua potenza. Da Centuripe vengono fuori senatori, vengono fuori famiglie potenti alleate con gli imperatori. Tant'è vero che in periodo adraneo avviene a Centuripe la più grande urbanizzazione, opera di urbanizzazione in Sicilia, insieme a Taormina e a Catania. La città si riempie di fori imperiali, da cui poi sono emersi resti che sono considerati tra i più belli dell'arte romana. Ecco che il Museo Archeologico di Centuripe, seppur rappresentativo di tutta la storia archeologica del territorio, accoglie in prevalenza i ricchi resti dell'età romana, svelando un magnifico passato. Spiega il direttore D'Urso. Un passato così importante. Centuripe si è caratterizzato a partire dal IV-III secolo a.C. per una specifica produzione, che era quella della ceramica. Ceramica di alta qualità, di gusto raffinato, di cui molti pezzi vanno ad arricchire oggi le collezioni, diciamo, dei musei di mezza Europa. Oltre alle ceramiche, l'esposizione accoglie pregiate opere scultoree d'età imperiale, rinvenute nelle molte aree archeologiche del circondario. E fra i reperti più importanti abbiamo la testa di Augusto, che è rientrata dal Museo Paolo Orsi grazie ad un'iniziativa portata avanti dal sindaco Spina, e dal 2021 e per 5 anni continuerà a rimanere qua insieme ad altri 2 importanti reperti, i 2 busti dei nipoti Germanico e Druso Minore. Il ritratto di Augusto merita il viaggio in Sicilia, è considerato tra le perle dell'arte occidentale e quindi venire a Centuripe significa ammirare un ritratto
di età aldeanea tra i più belli mai realizzati all'imperatore. Il centro storico, da percorrere a piedi, riserva molte sorprese, dai resti del foro imperiale, gli Augustales, fino agli esempi architettonici d'età barocca, che allietano una passeggiata per le piazze salotto della città. La chiesa matrice è uno dei rari esempi del tardo barocco del Val di Noto, impiantato nel centro della Sicilia. La facciata, sormontata dal bel campanile, reca i colori tipici delle sabbie di Centuripe. Il parroco Don Pietro Scardilli ci guida alla scoperta del patrimonio ecclesiastico. La chiesa madre di Centuripe, secondo alcuni storici, ma è una data non certa, è edificata nel 1696. Un'altra data di cui si parla spesso è il 1728, come la data dell'apertura ufficiale, questa è una data certa. Nel 1747 viene elevata a collegiata. Nei primi anni del XIX secolo fu completata la facciata, c'è una data che viene riportata che è quella del 1827. Uno scrigno di fede e di tesori d'arte. All'interno possiamo ammirare diverse opere artistiche, quelle più significative sono, a partire dall'ingresso nella navata di sinistra, l'altare dedicato a Sant'Ignazio di Loyola, con una tela che lo raffigura e alcune figure femminili ai piedi che sono i quattro continenti, la tela del 1600 circa. Poi andando avanti abbiamo altre tele, un'altra tela significativa è quella del transito di San Giuseppe, fino ad arrivare in fondo alla navata di sinistra dove abbiamo l'altare del tabernacolo, sempre del 1600, tutto lavorato in legno. Poi l'abside con l'altare principale e scendendo dalla navata di destra abbiamo l'altare dedicato alla patrona, a cui è dedicata anche la Chiesa Madre, che è la statua seicentesca della Madonna Immacolata, quindi dell'Immacolata Concezione, e scendendo l'altare dedicato a Santa Rosalia, che è la patrona di Centuripe, pensiamo a San Prospero, e poi in fondo, proprio uscendo dalla chiesa, una tela sempre seicentesca dedicata alla Santissima Trinità. Arte, fede e tradizione si incontrano qui nell'oggetto simbolo dei riti quaresimali. Allora, la Tilede è un telo interamente dipinto a mano, qui a Centuripe da Giacomo di Lorenzo, che era un centuripino, e questa tela di Centuripe, telo quaresimale, risale al XIX secolo circa. I teli quaresimali sono nati per coprire, secondo le norme liturgiche, le statue dei santi che si trovavano magari nell'abside dell'altare principale. La tela quaresimale viene innalzata il mercoledì delle ceneri, quindi è un segno proprio della quaresima, copre l'abside e poi viene fatto cadere durante la veglia pasquale al canto del Gloria. Qual è il suo significato per i fedeli di oggi? Sono nate queste tele inizialmente appunto per coprire, poi successivamente sono state dipinte e diventavano anche delle catechesi per chi non sapeva leggere. Oggi che viviamo nella cultura delle immagini potrebbe anche avere questo compito fondamentale, quello di essere una catechesi quaresimale per tutti coloro che vengono ad osservarla, perché nelle raffigurazioni è ricca di tanti simboli che si possono legare alla passione del Signore. Orgogliosa di questa tradizione, Centuripe la celebra ogni anno con una mostra che espone per le vie del centro i teleri realizzati da artisti di fama internazionale. Se l'arte antica e contemporanea abita letteralmente le strade di Centuripe, l'amministrazione comunale ha scelto di puntare sulla valorizzazione della cultura creando due nuovi spazi espositivi. Il sindaco La Spina ci racconta, non senza orgoglio, il risultato dell'impegno dell'amministrazione da lui guidata. Il primo è appunto l'Antiquarium, che è nato 3 anni fa, che ha ospitato già mostre di respiro internazionale come la Mostra Segni, con la grafica dei pittori di Kandinsky, Mirosha Gall, e l'anno scorso abbiamo avuto i grandi artisti dell'arte italiana del Novecento, da Guttuso a Maffei fino ad arrivare a Vedova. Quest'anno era l'80° anniversario dello sbarco degli alleati, quindi delle operazioni ASCII, che ha visto Centuripe come centro importantissimo tra lo scontro tra gli alleati appunto e le truppe germaniche, e abbiamo ricostruito questo periodo così truce però forte della nostra storia. Il secondo centro espositivo è la chiesa del Purgatorio, la più antica chiesa madre di Centuripe.
Oggi questa chiesa è stata trasformata in un centro culturale ed ospita un'importante esposizione di uno dei fotografi più conosciuti al mondo, che è Michael Yamashita. Vale la pena inoltre fare un salto alla vicina chiesa di San Giuseppe, un patrimonio curato dall'attiva confraternita di San Giuseppe, di cui Antonio Bompiedi è un rappresentante. La chiesa di San Giuseppe è stata fatta edificare da una facoltosa famiglia di Centuripe, la famiglia di Benedetto, e è stata completata nel 1730. Sull'altare principale c'è una grande tela ottocentesca che raffigura il transito di San Giuseppe. Essa è incastonata tra un tripudio antologico di putti, motivi floreali, e abbiamo pure delle colonne tortili e ghirlande di frutta e di fiori, con un interessante medaglione con il volto della Madonna che padroneggia con tutto il centro della scena. Se il centro storico offre questo ricco ventaglio di attrattive, anche l'esplorazione dei dintorni regala interessanti scenari. In corrispondenza degli alvei dei fiumi Simeto e Salso, sono presenti tantissime testimonianze risalenti al Neolitico e all'età del bronzo. Il sindaco La Spina ci accompagna alla scoperta del circondario. Il riparo Cassataro è uno dei siti archeologici più antichi presenti nel nostro territorio. Si tratta di un agglomerato di pietre, depositate anche queste nel corso di milioni di anni, dove sono stati scoperti casualmente dei graffiti del Neolitico, quindi delle incisioni rupestri e poi delle pitture in ocra rossa. All'interno di questo riparo poi sono state trovate delle coppelle, quindi delle incisioni sulla pietra che, secondo alcuni, riproducono la costellazione di Andromeda. Un luogo probabilmente deputato al culto delle stelle che oggi appare circondato da una distesa di limoneti e aranceti. Se la benevolenza delle acque regala scenari dolcissimi, la variabilità del paesaggio è estrema. A pochi chilometri da qui si aprono le aride distese dei Calanchi di Canizzola, uno scenario desertico e lunare, perfetto come set cinematografico. I Calanchi di Canizzola sono tra le più belle colline presenti in Sicilia. Sono delle conformazioni geologiche antichissime, nate appunto dai depositi principalmente di argilla, che con il vento e con le acque hanno formato queste colline strane, quasi pentadattili, quindi sembra di stare in un ambiente surreale. Un territorio da scoprire a piedi, lasciandosi affascinare dalle ombre proiettate dagli stravaganti anfratti nel terreno e fermandosi a riposare alla panchina gigante, che regala una splendida vista. L'ultima tappa del nostro viaggio all'aria aperta è il borgo di Carcaci. Questo antico insediamento agricolo, risalente al XII secolo, si trova a circa 8 km dalla città. Oggi il visitatore cosa può ammirare? Intanto ammira i resti di una pianificazione settecentesca tipica del periodo di dominazione spagnola, quindi un borgo agricolo autosufficiente. Il borgo è di proprietà privata, ma la piazza adiacente è del comune. E recentemente restaurata la piazza diventerà a breve il posto dei mercati dei contadini locali, quindi ridaremo a questa piazza quella che era la sua originaria funzione. Il rapporto con la terra a Centuripe non si è mai interrotto. Tra le tante eccellenze degne di nota merita una menzione l'arancia rossa IGP, celebrata ad aprile con una grande e bella festa. Come ovvio, il paniere dei prodotti tipici locali, da solo, merita il viaggio. Mario Rinaldi, titolare del ristorante al Purgatorio, ci ha preparato uno speciale menù centuripino. L'antipasto consiste in un crostone di pane profumato, quindi con sale, pepe e olio, semplicissimo, su un letto di ricotta nostrana, anch'essa profumata con del sale, del pepe nero, dell'olio tipico centuripino, al quale adagiamo delle verdure spontanee che crescono nei nostri giardini, che si chiamano mazzarelli. Sono delle verdure tipicamente amare che fanno parte della famiglia della senape.
Passiamo al primo. Il primo è una pasta delle linguine al finocchietto rizzo, quindi del finocchietto selvatico tipico proprio delle nostre zone, dove per dare croccantezza al piatto andiamo ad adagiare proprio della mollica tostata, mollica atturrata in siciliano, per dare quella croccantezza al piatto che ci consente di gustarlo meglio. Il secondo invece sono delle costolette d'agnello tostate prima al forno, dopodiché le passiamo in padella. Sono adagiate anch'esse su un'altra tipica verdura nostra siciliana, che è la senapa, molto simile ai primi mazzeredde che abbiamo visto nell'antipasto, fanno parte della stessa famiglia, questa qua è leggermente più amara rispetto ai primi che abbiamo nominato. Una cucina tradizionale vegetariana che esalta le materie prime spontanee nate da una campagna generosa e fertile. Le materie prime che noi utilizziamo sono prevalentemente delle materie che provengono dalle nostre campagne, infatti tutte e tre le verdure che abbiamo utilizzato nei tre piatti sono delle verdure spontanee che crescono nelle nostre campagne tra i nostri agrumeti. Anche l'olio proviene dalle nostre campagne, l'olio biologico prodotto nelle campagne di Centuripe. Il pasto si chiude con una dolce tipicità che è possibile assaggiare solo qui. Il dolce è un bersagliere tipico centuripino, si trattava solo di un biscotto, semplicemente senza cioccolato, senza nulla, in onore degli alleati, quindi dell'America che ha introdotto il cioccolato in Sicilia, si è stata fatta questa glassa su questo biscotto proprio per andare a omaggiare gli alleati durante il dopoguerra. E questo è solo uno scampolo dei tanti piatti e prodotti eccellenti che il viaggiatore curioso potrà assaporare in zona. Un patrimonio proposto, protetto e tutelato dall'attività quotidiana dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Ennesi. Giuseppe Rinallo ne è il presidente. Abbiamo circa 160 soci, ma siamo comunque in crescita perché stiamo cercando di raccogliere un po' tutta la provincia. E la nostra missione qual è? È andare a promuovere tutti gli artigiani, i ristoratori, gli agricoltori, gli allevatori per cercare anche di far conoscere la nostra provincia all'esterno, quindi a livello sia nazionale che internazionale. Un intero mondo produttivo che ha deciso di fare quadrato per accendere i riflettori su questo angolo di mondo così bello e ancora tanto sconosciuto. Sicuramente andare a valorizzare il proprio territorio attraverso i giovani, dove tra l'altro abbiamo un'eccellenza siciliana che è la nostra scuola alberghiera Don Pino Puglisi di Centuripe, attraverso le nostre associazioni riusciamo a dare ai giovani quell'input per rimanere nel proprio posto dove si è nati, dove si è cresciuti. Cioè l'obiettivo principale tra l'altro è andare a portare persone dall'esterno verso l'entroterra siciliano, perché a volte è poco conosciuto, ma sicuramente ha tantissime eccellenze da scoprire e da conoscere. Intenti che promuovono e integrano le energie presenti sul territorio e alimentano nei fatti la fama di cui gode questa terra millenaria. A tale proposito, rimarca il sindaco, quando un visitatore si trova a Centuripe si trova coccolato, accolto, spesso lo invitano anche a pranzo o lo portano in giro in maniera gratuita e spontanea, cose che mi auguro un giorno, quando il turismo sarà più folto, che rimanga, che non si snaturi questa essenza dei centuripini. Il nostro appuntamento con il folklore locale coincide con i riti della Settimana Santa, un momento particolarmente vivo che anticipa la Pasqua. La Settimana Santa Centuripe ha origini antichissime. Considerate che le sculture, diciamo, le opere che vanno in processione sono opere d'arte che risalgono addirittura all'Ottocento. Quindi questo significa che sono molto legate con la comunità, soprattutto con le nostre confraternite, custodi secolari delle opere che vanno in processione. In particolare le lunghe processioni del giovedì e del venerdì santo sono emblematiche delle cadenze, della narrazione liturgica e del rituale popolare. Il giovedì santo è una lunga processione che parte alle 9 fino a mezzanotte e racconta del viaggio del Cristo deriso e del Cristo flagellato con l'addolorata che segue queste due figure. Il Venerdì Santo invece vediamo in processione il Cristo ormai morto, conservato in una teca di vetro e legno dorato, e sembra l'addolorata al suo seguito.
Considerate che tutte queste statue sono portate a spalla sia da uomini che da donne e che naturalmente faticosamente attraversano le vie, le scale e i vicoli di tutto il paese. Ecco che chi visita Centuripe scopre come questa piccola città sia stata un luogo cruciale per la storia della Sicilia. Una città potentissima in epoca ellenistica e romana, oggi depositaria di una magnifica realtà. Per tutte queste ragioni, Centuripe merita un viaggio alla scoperta di una storia che ha come emblema un uomo disteso su una vallata e che ha come simbolo il più importante imperatore della sua storia, che è Augusto. Reportage realizzato con la collaborazione del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci. Piccola Grande Italia, il podcast che racconta il bel paese. Non dimenticare di cliccare segui per non perdere la prossima puntata. Piccola Grande Italia è anche video. Seguici su piccolagrandeitalia.tv. Piccola Grande Italia è una produzione B-Web. Executive Producer Vincenzo Graziano. Scritto da Annalisa Bertasi. Sound Designer Gabriele Masi e Rita Giordano. Voce Claudio Pisicchio.